giorno, tornando a... Vabbè, in un'ora circa arriveremo ad Arezzo. Aria condizionata del treno pulito, adesso vediamo come raggiungere la Reggia dalla stazione. Per raggiungere la Reggia è stato piuttosto facile, visto che era esattamente all'uscita della stazione. La sua bella facciata, cerchiamo di vedere come fare i biglietti e entrare dentro. Presi, è stato abbastanza facile da vedere, quindi secondo me c'è tanta roba da vedere. Adesso cerchiamo di capire come andare verso questo parco e ci prendiamo una mappa e se c'è anche un audio guida. Quindi praticamente adesso siamo diretti ai giardini inglesi, alla fine questo vialone. Già l'impatto è veramente bello perché è tipo una distesa immensa, una prospettiva lunga, anche ben curato, il giardino incredibile. Insomma, al momento sono veramente carino. Addirittura ci sono i pullman. Mattia ha scaricato un'applicazione che si chiama My Uovo, che non è uno scioglilingua. Questa applicazione fa tipo da audioguida per poveri, perché altrimenti dentro potete pagare, però noi siamo smart, quindi ci scarichiamo l'applicazione. Adesso andiamo verso giardini inglesi perché alle 5 chiudono. Dopo ben 2 minuti e 40 è terminata la nostra audio guida gratis. Che dire, le colperò chicca, lo sapevamo già, la Reggia di Caserta è stata usata in Star Wars episodio 1 e episodio 2 e anche di Mission Impossible 3, che non lo sapevamo. Vabbè, niente, cercheremo un'altra applicazione. Qual è questa? NR2. Siamo praticamente arrivati alla fine del percorso acquatico. Comunque non aspettavo, veramente bello. Alle nostre spalle c'è Atteone, che però finalmente è un calciatore, mentre viene trasformato in cervo da Diana, che è la dea della caccia. Quindi allora la storia è questa. Sempre, questo Atteone era un cacciatore e ha visto questa bella donna Diana che si faceva il bagno insieme a due ninfe nel lago, no? E ha deciso, giustamente, se è buona io la spio. E lei lo ha visto, si è incazzata, l'ha trasformato in un cervo e i cani che lui aveva, perché era un cacciatore, lo hanno spronato. E giustamente hanno visto un cervo e dice: io i cervi caccio. State attenti a quando spiate le donne, potreste essere trasformati in cervi. Come potete vedere, non solo in Giappone ma anche a Caserta c'è la foresta di bambù. Tutto il Giappone.
Non ho più posto.